Ciao, sono il dottor Max, della PharmaMax, che si occupa della pubblicazione dei foglietti illustrativi dei farmaci in formato video, dove io personalmente vi leggerò i bugiardini. In questo video ti leggo il bugiardino del farmaco, Tamoxen SF Group SRL, ultimo aggiornamento, 15 settembre 2022. Cos'è Tamoxen? Confezioni, informazioni commerciali sulla prescrizione, indicazioni, posologia, controindicazioni, avvertenze speciali e precauzioni di impiego, interazioni con altri medicinali e altre forme di interazione, assumere Tamoxen durante la gravidanza e l'allattamento, effetti sulla capacità di guidare veicoli e sull'uso di macchinari, effetti indesiderati, sovradosaggio, proprietà farmacodinamiche, proprietà farmacocinetiche, dati preclinici di sicurezza, elenco degli eccipienti, farmaci equivalenti, farmaci esteri. Cos'è Tamoxen? Tamoxen è un farmaco a base del principio attivo tamoxifene citrato, appartenente alla categoria degli antiestrogeni e nello specifico antiestrogeni. È commercializzato in Italia dall'azienda SF Group SRL. Tamoxen può essere prescritto con ricetta RR, medicinali soggetti a prescrizione medica. Confezioni Tamoxen 20 mg 20 compresse rivestite con film, informazioni commerciali sulla prescrizione, titolare SF Group SRL, ricetta RR, medicinali soggetti a prescrizione medica, classe A, principio attivo tamoxifene citrato, gruppo terapeutico antiestrogeni, forma farmaceutica compresse rivestite, indicazioni Tamoxen è indicato per il trattamento del carcinoma mammario, pazienti con una recente prova negativa per l'espressione dei recettori per gli estrogeni hanno minore probabilità di rispondere al farmaco. Posologia, pazienti in età adulta e anziani da 20 a 40 mg in una o due somministrazioni giornaliere. Bambini, l'uso nei bambini è controindicato. Controindicazioni, ipersensibilità accertata verso i componenti del prodotto o sostanze strettamente correlate dal punto di vista chimico. Tamoxen non deve essere somministrato in caso di gravidanza, vedi anche paragrafo 4, 6, Tamoxen non deve essere somministrato durante l'allattamento e in età pediatrica. Terapia preventiva in pazienti ad alto rischio di cancro mammario. Carcinoma duttale in situ in donne che richiedono una concomitante terapia anticoagulante o che presentino un'anamnesi di trombosi venosa profonda o embolia polmonare. Avvertenze speciali e precauzioni di impiego Tamoxen non è indicato in donne sane e nelle condizioni di patologia mammaria benigna. Tamoxen deve essere impiegato con cautela in pazienti con persistente leucopenia o trombocitopenia. Sono consigliabili periodici, vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Interazioni con altri medicinali e altre forme di interazione. Le pazienti che assumono contemporaneamente Tamoxen e anticoagulanti di tipo dicumarolico devono essere attentamente seguite in quanto l'attività anticoagulante può essere significativamente potenziata. Quando Tamoxen è somministrato in associazione a, vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Interazioni riportate su letteratura scientifica internazionale prima di prendere Tamoxen insieme ad altri farmaci come Adunastrol, Alicres, Anastrozolo Alter, Anastrozolo Aurobindo, Anastrozolo Doc Generici, Anastrozolo EG, Anastrozolo Milan, Anastrozolo Sandoz, Anastrozolo San, Anastrozolo Teva, Anastrozolo Zentiva, Antabrest, Arimidex, Aurantin, soluzione, uso interno, Bupropione Doc, Bupropione Sandoz, Bupropione Teva, Carbamazepina EG, Carbamazepina Zentiva, Cinacalcet Accord, Cinacalcet Aristo, Cinacalcet Aurobindo, Cinacalcet Doc, Cinacalcet Dottor Redis, Cinacalcet EG, Cinacalcet Gen Orf, Cinacalcet Milan, Cinacalcet Sandoz GmbH, compressa rivestita, Cinacalcet Tillomed, compressa rivestita, Coumadin, Cimbalta, capsula gastroresistente, Daparox 33,1 mg/ml, Daparox, compresse rivestite, Dintoina, Dintoinale, Dropaxin, Dulex, Duloxetina Alter, Duloxetina Aurobindo, Duloxetina Doc Generici, capsula gastroresistente, Duloxetina Egg, Duloxetina Corca, Duloxetina Milan, Duloxetina Pensa, capsula gastroresistente, Duloxetina Sandoz, Duloxetina Teva, Duloxetina Zentiva, Duloxetinon, Elontril, Eristrol, Eutimil, Extroplex, Ezequa, Fenitoina Icma, Fluoxeren, Fluoxetina Accord, Fluoxetina Almus, Fluoxetina Doc Generici, Fluoxetina EG, Fluoxetina EG Stada, Fluoxetina Fidia, Fluoxetina Generics, Fluoxetina Milan Generics, Fluoxetina Rachiofarm, Fluoxetina Sandoz GmbH, Gamibetalcom,
Triplex, Gardenale, Grisette, Kiscali, Luminale, Compressa, Mimpara, Mitomicina Medac, Miturox, Misimba, Misoline, Paroxetina Alnus, Paroxetina Aurobindo, Paroxetina Doc Generici, Paroxetina EG, Paroxetina Exal, Paroxetina Milan Generics, Paroxetina Pensa, Paroxetina Ratiofarm, Paroxetina San, Paroxetina Zentiva, Profelix, Prozac, Raloz, Renazzole, Rifadin, Rifater, Rifina, Rifocin, Serestil, Sereopin, Seroxat, Siloxizol, Stiliden, Tegretol, Velbutrin, Caseretien, Yentreve, Capsula Gastroresistente, Ziban, eccetera. Chiedi al tuo medico o farmacista di fiducia di verificare che sia sicuro e non dannoso per la tua salute. Assumere Tamoxene durante la gravidanza e l'allattamento. Posso prendere Tamoxene durante la gravidanza e l'allattamento? Gravidanza. Tamoxene non deve essere somministrato in corso di gravidanza. Negli studi di tossicità sul ciclo riproduttivo nel ratto, coniglio e scimmia, il tamoxifene non ha mostrato potenziale teratogeno. Neri, vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Effetti sulla capacità di guidare veicoli e sull'uso di macchinari. Non sono note interferenze sulla capacità di guidare e sull'uso di macchine. Effetti indesiderati nel trattamento a lungo termine. Gli effetti collaterali segnalati sono meno frequenti o meno gravi rispetto a quelli osservati con androgeni ed estrogeni impiegati per il trattamento della stessa patologia. Vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Sovradosaggio. Teoricamente un sovradosaggio dovrebbe manifestarsi con un'esaltazione degli effetti collaterali di tipo antiestrogenico. Studi condotti in animali da esperimento hanno dimostrato che un sovradosaggio elevato, 100-200 volte la dose giornaliera consigliata, può provocare effetti di tipo estrogenico. Non esiste un antidoto specifico per il trattamento dei casi di sovradosaggio, che pertanto deve essere sintomatico. Proprietà farmacodinamiche. Categoria farmacoterapeutica. Antiestrogeno non steroideo. Codice ATC. L02BA01. Il tamoxifene è un farmaco non steroideo, derivato del trifeniletilene, che mostra un complesso spettro di effetti farmacologici antiestrogenici e simili estrogenici nei proprietà farmacocinetiche. Tamoxene compresse filmate dopo somministrazione orale è rapidamente assorbito. La concentrazione sierica massima viene raggiunta tra 4 e 7 ore. Le concentrazioni allo stato di equilibrio, steady state circa, dati preclinici di sicurezza in una serie di test di mutagenesi in vitro e in vivo. Il tamoxifene non si è dimostrato un mutageno. Tamoxifene è risultato genotossico in test di genotossicità in vitro e elenco degli eccipienti tamoxene 10 mg compresse rivestite con film lattosio, amido di mais, gelatina, carbossimetilcellulosa sodica a legami incrociati, magnesio stearato, idrossipropilmetilcellulosa, polietilenglicole 300, titanio biossido. Tamoxene 20 mg compresse rivestite. Farmaci equivalenti. I farmaci equivalenti di tamoxene a base di tamoxifene citrato sono Nolvadex, Nomafen, Tamoxifene EG, Tamoxifene Ratiofarm. Fonte, foglietto illustrativo. AIFA, Agenzia Italiana del Farmaco. Le informazioni presenti possono non risultare essere aggiornate. Per avere accesso alla versione più aggiornata, si consiglia l'accesso al sito web dell'AIFA, Agenzia Italiana del Farmaco. Grazie per avermi seguito fino a qui, spero che la PharmaMax ti sia stata utile, iscriviti al canale e sarai informato sulla pubblicazione dei nuovi video bugiardini. Buon proseguimento, ci vediamo al prossimo farmaco esaminato.